i lavori del Consiglio regionale, seduta dedicata a interrogazioni e mozioni. Tra gli atti approvati, quelli sul sostegno al caregiver familiare e sulla riqualificazione delle stazioni sciistiche di Frontignano, Bolognola e Monteprata. Sopralluogo della terza commissione regionale presso l'Hotel House di Porto Recanati, in primo piano i problemi abitativi e di sicurezza pubblica. La tutela dei diritti in un mondo che cambia, il tema dei minori stranieri non accompagnati, al centro del meeting dei garanti della macroregione Adriatico-Ionica. Interrogazioni e mozioni al centro dell'ultima seduta del Consiglio regionale. Approvati gli atti riguardanti il sostegno al caregiver familiare e la riqualificazione delle stazioni sciistiche di Frontignano, Bolognola e Monteprata attraverso i fondi POSR-FESR aggiuntivi per il sisma. Via libera anche per la mozione riguardante l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici pubblici situati nei comuni a minor rischio classificati in fascia 3. Sopralluogo della Commissione regionale attività produttive presso l'Hotel House di Porto Recanati per verificarne da vicino i problemi non solo abitativi ma anche di ordine sociale e di pubblica sicurezza. La visita seguì di poco l'approvazione da parte della stessa terza commissione della proposta di deliberazione per proporre alle Camere l'inserimento nel bilancio di previsione dello Stato di risorse per riqualificare la struttura. Il tema della tutela dei minori stranieri non accompagnati al centro del meeting dei garanti dell'infanzia della macroregione Adriatico-Ionica. L'iniziativa, che si è svolta al Teatro delle Muse di Ancona, è stata la prima di 5 appuntamenti promossi dall'Ombudsman Andrea Nobili nell'ambito del 6° Governing Board della Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica. All'evento è intervenuto il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi. Registriamo con soddisfazione il fatto che nell'ambito della strategia macroregionale si metta l'accento su questioni sociali. Una questione è quella della tutela dei minori stranieri non accompagnati, che vede il nostro paese particolarmente impegnato. È un'occasione per fare il punto della situazione e avviare relazioni con i paesi dell'altra sponda dell'Adriatico per concertare politiche comuni per giungere alle risposte migliori. L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i garanti regionali sono impegnati in tutta Italia in questo momento nell'attività di selezione e formazione dei tutori volontari, questa nuova figura che stiamo promuovendo. Le risposte dei cittadini ci sono attivi un po' in tutta Italia i corsi di formazione. L'autorità garante ha appena concluso il suo primo corso di formazione in Toscana, regione priva del garante regionale, in cui è intervenuta in via sussidiaria. È un tema caldo che noi affrontiamo con uno sguardo anche all'estero, anche all'internazionale.